Ciao raga, sono Ciuoca Maria. Oggi è il 7 dicembre 2017, giovedì, ore 13:14, pomeriggio ovviamente. Sì, lo so, sono qui al buio nella mia camera, ho appena mangiato e mi sono di nuovo sdraiato perché sono depresso, emotivo ancora, e adesso ho ripreso un libro che ho comprato quest'anno, in estate, a 180 euro, qualcosa del genere, anzi 185 euro, e parla di principi di neuroscienza. Non so se riesco a inquadrarlo bene, no, non riesco a inquadrarlo bene, perché niente, quelle inquadrature sono proprio negato. Ok? Vedete quel libro? Ecco, quel libro 186 euro di roba. Poi dopo mi sono accorto che sono stato un idiota perché c'era in PDF online, gratis, e lì mi sono incazzato. Infatti, vabbè, l'ho comprata alla Upim a Milano. Perché neuroscienza? Perché sono in cura da questi farmaci che lavorano sulla neuroscienza, psicofarmaci. Due, perché già mi piaceva anche prima conoscere le sostanze neurologiche, tipo dopamina, serotonina, astenina, acetilcolina e tutte le altre che non me le ricordo, norepinefrina, erifrenalina, beh, non mi ricordo tutte queste neurorecettori, e praticamente ora sono molto interessato a cercare di scoprire me stesso e capire del perché questa emotività che mi ha crollato e a questi attacchi di panico dovuto alla astinenza di olanzapina, cioè la Cipressia, che è una tienobenzodiazepina. E praticamente più leggo, meno capisco, più mi informo, più vado in confusione. Ma è meglio così, perché 3 anni fa, quando me l'hanno dato, non sapevo niente, non ero informato, mi fidavo del mio dottore, psichiatra, e adesso mi sento 3 anni inculato dalla mia vita. Stavo meglio prima quando ero in attacchi di panico e ansia acuta, 3 anni fa, dovuto a eccesso di caffeina, da teina del tè bianco principalmente, e anche dal tè verde, e poi dovuto al fatto che ero insoddisfatto della mia vita e da tante cose, tra cui il sesso e principalmente anche droghe, ecco, lo ammetto, alcol e altro. Ma poi mi hanno messo questo antidepressivo, questa Cipressia, e ho scoperto che sono stato inculato, perché adesso non riesco più a uscirne fuori, quindi sto combattendo per uscirne fuori da questo farmaco qua. Quindi, se 3 anni fa stavo peggio, ora che sono stato 3 anni bello, tranquillo, sedato, a non fare niente, mi sento peggio, peggio di prima, però vabbè, non posso farci niente. Credo che la vita è così, più si va avanti con gli anni, più le difficoltà aumentano, sì. E quindi a ogni età c'è la sua difficoltà, i suoi problemi. E
stanotte ho dovuto, oltre a prendermi 4 gocce di Cyprexia, no, non Cyprexia, scusate, di Xanax, cioè di benzodiazepina per calmare i miei attacchi di panico. Ho dovuto prendere altre 4 dopo un'ora perché ieri ho fatto di nuovo tante cose assieme e il mio cervello mi esplodeva, i miei pensieri non mi esplodevano come quel famoso 17 venerdì novembre 2017 dove sono collassato in attacco di panico. E non era intenso come quel giorno, ma sentivo i miei pensieri che non riuscivo più a controllarli, sentivo come se diventassi matto e quindi ho dovuto prendere questo calmante qua, Exana, e che mi è dispiaciuto perché sto cercando di diminuire la dose da Exana, perché anche l'Exana è sempre una benzodiazepina, tipo l'olanzapina, e quindi dopo a uscire fuori dentro un problema anche lei, e quindi sto facendo un casino con questi farmaci, quindi mi sto incasinando le cose. Ora provo a cercare di rilassarmi. Stanotte ho fatto bei sogni, tra cui erano erotici, infatti ero, lo ammetto, arrabbiato nei sogni, ma e poi si sono trasformati in incubi, in nightmare. E quindi mi sono di nuovo dovuto svegliare di colpo, tipo alle 4 e 43 minuti di notte, e poi dopo sono riuscito a ridormire tranquillo fino alle 8 che hanno iniziato a fare rumori nel mio condominio, e quindi ho perso di nuovo il sonno. Mi sono ovviamente alzato sfasato, nervoso, depresso e tutto, ma poi dopo ho riletto il mio forum della Cyprexia americano, e l'unica cosa che mi tiene voglia di continuare a cercare di non prendere questi farmaci, e ho letto un commento che diceva che gli attacchi di panico potevano essere dovuti alla mancanza di glicogen. È una sostanza dei carboidrati che produce il fegato. E praticamente scoprendo che quando ero in olanzapina, siccome olanzapina con il tempo crea diabete, e al momento sono fortunato che non ce l'ho ancora, almeno spero, farò il test in settimana, e praticamente il farmaco che prendevo in questi 3 anni teneva sempre alto il livello di questo glicogene, una specie di derivato dello zucchero e dei carboidrati. Non so bene che cos'è, lo sto ancora cercando di capire. E praticamente potrebbe essere che adesso il farmaco me l'hanno tolto da 3 mesi e quindi c'ho basso livello di zucchero nel sangue. Ipoglicemia, qualcosa del genere, credo, non sono sicuro, devo fare i test e sentire il mio medico di base che cosa mi dice, che cosa mi consiglia. E leggendo però questo commento diceva che questo abbassamento è dovuto alla mancanza di glicogen. Praticamente il mio sangue produceva livelli di adrenalina e quindi praticamente mi produceva attacchi di panico. Infatti ce l'ho da tutta settimana e anzi da quasi 10 giorni che ho attacchi di panico, e quindi potrebbe essere il fatto che il mio sangue ha poco livello di questo glicogeno qua, e quindi adesso ho provato a prendere una pastiglia di BCA, cioè acidi ammi acidi ramificati, quelli che usavo per andare in palestra, e adesso vediamo se che dovrà essere ricchi di questo glicogen,
E adesso vediamo se funziona bene. Se mi aiuta a calmare gli attacchi di panico, bene, ho trovato la soluzione. Ovviamente temo che non sarà così facile come ho letto, quindi sarà di nuovo un'altra cagata, un'altra speranza andata morta e quindi non funzionerà, in poche parole. Però vabbè, dai, prova. Sono la mia paura che prendendo questa pastiglia BCAA, cioè questi acidi ramificati che si usa in palestra per fare sport, ho paura che invece mi crea questa iperattività e quindi di nuovo mi crolla questi pensieri che mi fa diventare matto e quindi devo riprendere questi exams per stare tranquillo. Quindi ogni cosa che faccio non so mai se è giusta o sbagliata e quindi non so mai se peggiora o migliora la mia situazione e quindi sono sempre nella merda, ok? Ora vi lascio, provo a riposare se riesco, o se no mi ascolto la mia musica col mio iPod e cercare di stare più serene possibile, ok? Ciao raga, vi voglio bene. Alla prossima. Ciao Camaria. Bye.